pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci nuovamente insieme. Oggi ci occupiamo di un artista che senz'altro una meteora non è, ma altrettanto certamente è autore e interprete di una serie di hit molto molto famose in Italia e non solo. La protagonista di oggi è del 1991 e lui è Gino Paoli. Dunque siamo andati a ripescare un successo relativamente recente o comunque che non appartiene alla prima parte della lunghissima carriera di questo artista. Infatti non parleremo di singoli come Il cielo in una stanza, La gatta, Senza fine o Sapore di sale, ma di Quattro amici, titolo al quale si è soliti anche aggiungere Al bar, ricordando il ritornello. Nonostante in carriera possa vantare ben 6 partecipazioni al Festival di Sanremo, è proprio con Quattro amici che Gino Paoli vince invece un'altra manifestazione canora, ovvero il Festival Bar, tipica kermesse estiva e dai tratti decisamente più giovanilistici. E lo fa nel 1991, appunto, quando ha 57 anni, dunque non proprio un fresco talento. Va detto che nel panorama delle attività del cantautore musicista, originario di Monfalcone in Friuli Venezia Giulia, ma adottato da Genova, dove la famiglia si trasferisce quando lui ha pochi mesi, c'è spazio anche per numerose collaborazioni con colleghi, nella stesura dei testi, delle musiche, nella realizzazione di album e singoli, ma anche nella composizione di colonne sonore. Con la hit di oggi invece Gino Paoli torna protagonista dopo appunto un apice negli anni 60 e 70 con l'album Matto come un gatto, il cui brano trainante è proprio Quattro amici, che vincerà appunto il Festival Bar. Si parla della tipica situazione tra coetanei, giovani con grandi progetti in testa, dai tratti rivoluzionari, anarchici, distanti dal posto fisso in banca, che poi si ritrovano man mano in tre, perché uno è andato a lavorare in banca appunto, poi in due perché un altro è andato al mare con la propria donna, dunque in qualche modo accasandosi, poi il cantante si ritrova da solo mentre tutti gli altri, dice, sono a casa. Da solo appunto nota quattro ragazzini che si siedono poco distanti e parlano di problemi del mondo, di progetti rivoluzionari, insomma in pratica fanno rivivere la stessa scena. In coda a questa canzone c'è anche una citazione di Vita spericolata, brano di Vasco Rossi. Di Gino Paoli si potrebbero dire moltissime cose. C'è la vita artistica che inizia presto alla cosiddetta scuola genovese con Tenco, con cui forma il gruppo I Diavoli del Rock, Lauzi, De André e molti altri. Ci sono i successi storici già menzionati, ma c'è anche la vita privata che a volte si mescola a quella musicale, come nel caso del sodalizio con Ornella Vanoni. Poi ci sono i momenti bui, come quando tenta il suicidio sparandosi nel 1963. Ci sono i due matrimoni, con Anna Fabbri prima, con Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, poi nel 1991. Nel mezzo la storica storia con Stefania Sandrelli, dalla quale ha avuto la figlia Amanda. C'è poi anche la politica, tra le fila del PC, poi tra gli indipendenti di sinistra, l'esperienza come assessore alla cultura ad Arenzano, sempre nel genovese, conclude prima della fine del mandato, e ancora la guida della SIAE per concludere con l'inchiesta per evasione fiscale che lo vede indagato nel 2015 con l'accusa di aver sottratto al fisco 2 milioni di euro trasferiti illecitamente in Svizzera. Ma ci sono anche i circa 30 album in studio, 8 live, moltissime raccolte e 45 giri, oltre a premi, tra i quali ricordiamo il Tenco nel 1974 e il premio alla carriera consegnatogli nel 2004 a Sanremo.